Allora, salve a tutti, oggi siamo qui nella mia nuova postazione, ma diciamo nuova per modo di dire, perché la televisione ha 10 anni, il computer ce n'ha 3 e l'unica cosa nuova è il telefono e il tavolo che ho comprato all'IKEA. Questi quadri che vedete qui attaccati su erano quello che era tutto unico, grande, che poi ho ritagliato per una questione di visibilità del pezzo. Che è un tutti puzzle. Allora, siamo qui perché? Allora, parto dal presupposto che vorrei fare questo video in un breve tempo, massimo un quarto d'ora. Quindi, partiamo dal presupposto che Bunkerino è un coglione infame e anche cacasotto. E Sdribbli Anonymous, di cui andremo a parlare, è ancora peggio di lui. Allora, praticamente la cagnara con Matteo tutto è cominciato perché? Perché praticamente il signore Sdribbli Anonymous, che si è palesato come un amico di vecchia data, che effettivamente lo era, io non pensavo che era così stronzo, però mi tocca crederci, è proprio un gran testa di cazzo. E praticamente che ha fatto? È venuto qui a casa mia, io l'ho fatto entrare tranquillamente, parlavamo, discorremo, comincia a dire che lui lavora sui computer, che fa le robe di computer e via discorrendo. Quindi mi dice: guarda, se ti serve una mano, così così non ci sono problemi. E io, in buona fede, perché in buona fede mi sono fidato, no? E gli ho fatto mettere le manti computer, della linea telefonica, dappertutto. Purtroppo. E da qui è successo il problema con Matteo, perché il signor Dribbli, il signor Alessio, alias Dribbli, oh guarda Alessio, non sei più anonimo, porca miseria, adesso come fai? Il signor Alessio, Dribbli, manculato, ok. Manculato sia l'email della ragazza di Matteo, sia adesso mi sono accorto, visto che il signor deficiente de Bunkerino c'ha l'email mia che gli dovrei aver mandato io, che non gli ho mandato. Ecco, qui ci sono tutti i miei codici che adesso io non vi potrò far vedere perché sono tutti i miei codici internet e tutto quanto. Praticamente lui con la scusa di mettermi il computer a posto, che non me lo faceva hackerare, che qui, che là, che su, che giù. Allora, il problema è che ok, hai preso l'email della ragazza di Matteo, che invece ha fatto far cagnare, hai preso l'email mia, ti sei andato a divertirti a mandare l'email con Bunkerino, e vabbè, e quindi Bunkerino ha le prove che non sono prove, dove io gli ho mandato queste email dove dovrei aver detto male di Matteo, che non è assolutamente vero, né di lui né della ragazza sua io ho detto male. Assolutamente, ma visto che c'ha sta email che dice che l'ho mandata io, quindi sicuramente il signor Sdribbli, che imbecilli, guarda, la gente veramente è proprio stupida, si crede di aver fatto una furbata. Ok, avrai fatto una furbata. Il problema, Alessio, è che te non hai capito come sono fatto io. Tu mi inculi una volta, ma la seconda ti inculo io. Quando avevo fatto il video,
perché io e te avevo fatto un video sotto al lampione, oltre a quello a casa tua, tra virgolette, che io non ho postato, se il video quello sotto al lampione, te si vede la faccia, te si vede chi sei, te si sente pure che lavoro fai, oltre a rompi i coglioni alla gente, hackerà, hackerà le persone, perché per me te non sei un hacker, sei solo un pezzo di merda, e vai a dire cazzate al bunkerino, che quello poi dopo ci crede e dice le puttanate su internet, tipo quelle dell'email di Matteo, tipo che io c'ho la pianta giù, scusa, c'ho la pianta giù che sto al secondo piano, non c'ho una lira manco per comprare le scarpe a mia figlia e fatico tutto il giorno, ho finito adesso. Ma io dico, ma che, come cazzo ci pensate? Ma come cazzo ci pensate? Perché non sapete più che cazzo di, allora dovete dire puttanate. E vabbè, io sfido chiunque che mi segue, che se vuole venire qui a casa, vuole che io un pezzo di terra c'ho qui sotto, che c'ho un limo, quindi se è una pianta giù del limo, cioè una pianta, non una pianta giù, è una pianta giù, tante. E questo è il secondo punto. Poi vabbè, continua a dire Gianluca Steck che, premesso, io non ho chiesto un cazzo al bunkerino, l'ho chiesto direttamente a Sdribbli. E praticamente su Zibli mi fa morire. Se pensava che dopo la situazione, che lui mi aveva detto, guarda, chi è Gianluca Steck, lavora qui, fa questo, fa questo, fa quell'altro, io già sapevo tutto, perché Gianluca Steck all'inizio, quando mi commentava, mi cosava, mi diceva male, io sono andato a vedere su Facebook, l'ho cercato su Facebook e naturalmente ho trovato tutto quello che mi serviva. Però come scusa, si chiama depistaggio, anche tutto quello che si dice, tra virgolette, che si dice a sta gente malata demente, che non lavorando, non avendoci un cazzo da fare, non avendoci un cazzo da pensare, va di male delle persone, di me, di Matteo, e via discorrendo. Allora, le email, quelle che io avevo, i messaggi, quelli che io ho mandato lì, l'ho cancellati perché praticamente in quel video ci ha avuto molte views, perché praticamente c'era il messaggio mio e la gente andava lì a vedere qual era il problema. Naturalmente ho cancellato tutto perché non mi interessa, perché visto che è un cacasotto di merda, perché lo state a casa lo so, e se c'ha, non c'ha i quattrini manco per pagarsi un biglietto del treno, glielo pago io, è perché lui c'ha lo zio carabiniere, quindi se di, ha detto che se io vado a Bari mi mette subito dentro, quindi quest'estate andrò a Bari e vedremo se mi mette dentro. Adesso non posso perché col lavoro, quando ci saranno le ferie, se vedrà sta questione. Quindi tutto quello che esce dalla fogna di quella bocca di merda di Bunkerino, è stato tutto riportato, detto da Dribbli Anonymous, che è un coglione, oltre che è pluri andato diverse volte in tribunale per furto eccetera eccetera, che io ho saputo dopo. Lui ha continuato a venire qui casa mia, perché io una volta mi inculi, la seconda te inculo io, con testimoni e registrazioni, perché c'era mia figlia e c'era questo.
dentro le saccocce mia. Allora, questo registratore ha registrato tutte le conversazioni, oltre ai video che abbiamo fatto, dove io ho la faccia e tutto, quindi ti avviso, Alessio, se non te la finisci di cagarmi il cazzo, se non te la finisci di male di me, anche perché io non ti ho fatto niente, non so che cazzo vuoi da me, io ti faccio zompare il lavoro, ti faccio zompare la copertura, perché Alessio può essere tante Alessio. E venga a parlare pure con tuo padre e tua madre, perché so pure tu stai di casa, perché sei di Castello. Quindi, detto questo, penso di essere rientrato nei tempi. Comunque, tutto registrato quello che hai detto, che sei venuto a casa mia strafatto, proprio, no fatto, strafatto, non gliela facevi a tenere gli occhi aperti e c'era mia figlia lì, di fianco a te, che te devi solo che da vergogna, capito? Che dici che gli altri già... le piantagioche, se droghe, e stavi qui casa mia, bevevi la mia acqua a sedere nel mio tavolino, hai imporchettato tutto qui, hai fatto un macello, mi ha toccato spendere 200 euro tra la linea e il computer, per rimediare ai casini che avevi fatto, brutto stronzo. Ma vabbè, questa poi ne riparleremo, perché tanto non stai distante. Te vedo un giorno sì, un giorno no, quindi non mi stai distante, ma questa non è una minaccia, nel senso non te venga a me, assolutamente. Praticamente, di Gianluca Steck, io sono andato a chiedere a Alessio, alias Sdribli, Anonymous, chi era, chi non era, cosa faceva, e lui mi ha mandato tutto quanto quello che do lavorare, che io già sapevo. Ma ti dico, con Gianluca Steck è finito il problema. Adesso ha detto che ci dobbiamo incontrare, che ci dobbiamo vedere, e quindi non ci saranno problemi. Anzi, lo sblocco adesso anche da YouTube, così se, perché ho visto che c'è state delle chiamate sul telefono di YouTube, che purtroppo era al lavoro e non ho potuto rispondere. Comunque ci parlerò tranquillamente. Per il resto è naturale che se voi parlate male della gente e dite le cazzate, c'ho le prove di qui, c'ho le prove di là, tirale fuori le prove. Te l'ho già smerdate tutte le prove, tutte. Se vuoi che te pisciano una provetta per tuo zio carabiniere, vieni qui, gli pisciano una provetta e vede che non sono né un drogato né che c'ho niente, io fatico come un deficiente, guadagno quello che guadagno, e sto mese sarà un problema pure per comprare le scarpe di mia figliola, perché c'ha bisogno di un paio di scarpe nuove, perché va in giro con le scarpe tutte bucate. Quindi pensaci a quello che dici, no? Ma che cazzo stai a dire? Guarda, questi, te dico, purtroppo questo non ha mai faticato, non ha mai fatto un cazzo, bunkerino, quindi non sa cosa vuol dire da faticare, guadagnarsi i soldi, col sudore della fronte, comprarsi una casa, mantenere una famiglia, eccetera, eccetera. Quindi io quello che dico, finitevela, finitevela, perché avete rotto veramente i coglioni. E sta botta metto tutto su internet, voci, registrazioni, video, compreso te Alessio, no, soprattutto di te Alessio, perché a me del bunkerino non me ne frega un cazzo, perché il bunkerino è quello stronzo che sta lì, ma dietro al bunkerino c'è Sdribli, c'è Alessio, ok? È lui che ha sputtanato il tutto, delle email mie, della ragazza De Matteo, tutto quanto, i codici per l'email, perché non ce l'avevo, ma l'ha fatta lui e naturalmente sapeva i codici. È venuto su col telefonino in mano: oh guarda, col programma che ho trovato, t'ho craccato il codice della linea DSL, capito? Ci ha fatto pure il figo venendo su casa con testimoni, col telefono in mano.
Quindi, Buccherino, ti voglio dire, sta attento a quello che dici, sta attento di chi te circondi. Spero che con questo, e poi con Matteo fortunatamente abbiamo fatto pace, perché Matteo lo sa tutte queste robe. Per il fatto che io sono anonimo, de Donovan, non lo so cosa vuole. Con questo io adesso con Donovan vedremo, non lo so, con quell'altro che mi ha denunciato, che sfonda le porte, che non gliela faccio andare in piedi, come cazzo faccio ad andare a sfondare le porte? Vabbè. Perché mi vedono grosso, perché mi vedono cosato, allora se cagano tutti in mano devi venire di le puttanate. Vabbè. C'è può stare, c'è può stare, perché la gente è invidiosa, la gente. Non so che cazzo, invidi 75.000 euro di buffi, di mutuo, di casa e una macchina che non posso utilizzare perché non c'ho i quadri e che non, ancora non ho trovato a vendere. Cosa cazzo invidi? Quindi, con Matteo quella volta è andata così, lui non mi ha creduto, però adesso sembra che mi ho risolto, eh? Dice che io gli pago centinaia di euro di roba, gli do i soldi, le cose, non gli do niente. Io ho fatto la spesa quando siamo andati a mangiare a casa sua, perché era de prassi di quelli che vanno a mangiare a casa sua, e mi pareva giusto sta cosa. E poi perché non posso dare una mano amico? Io non capisco, perché non posso? Perché c'è sì te che mi devi rompere i ragazzi. Con questo è tutto, io vi saluto, vi do un appuntamento al prossimo video sperando che non sia un video contro qualcuno che fa video contro di me e niente, alla prossima, ciao a tutti.